sono dei momenti in cui io non riesco, non ce la faccio, più forte di me, a essere equilibrato politicamente corretto, perché a una certa poi basta. E quindi ci sono dei momenti in cui so per certo che mi siederò su questa sedia, accenderò la telecamera e farò un disastro. Ma penso che sia anche liberatorio, penso che sia giusto fare questi video, non proprio a caldo, perché la notizia è un po' ferma da qualche ora nel web. Io però ieri sera ho festeggiato insieme alla mia ragazza per il suo compleanno e quindi soltanto stamattina ho acceso i miei social e mi sono accorto che Arthur si opererà. E per dettagli su questa notizia e per aggiornamenti costanti, perché Arthur dovrebbe operarsi già oggi, c'è OneFootball, il link per scaricarlo è qui sotto in descrizione e non potete non scaricare OneFootball adesso perché l'infortunio di Arthur, che non è proprio una roba fresca, potrebbe cambiare anche l'idea del calciomercato della Juventus e quindi per tutti gli aggiornamenti andate lì sotto. E vi chiedo anche un mi piace per video diversi dal solito in cui non andiamo a ipotizzare formazioni dell'anno prossimo, andiamo a parlare di acquisti, parliamo della cronaca nuda, cruda, pura, quella che è la notizia, andiamo a commentare la notizia anche con un pizzico forse di stravaganza rispetto al solito e uscendo dagli schemi e dalle righe che dall'eleganza, non vabbè, l'eleganza un poco, che mi hanno sempre contraddistinto, no? Lo so, l'ho visto il video di Romeo Agresti, è stato bravissimo nel sottolineare come in realtà lui, non essendo medico, non può dare una vera e propria risposta del perché Arthur si sia operato oggi, si andrà a operare oggi e non al termine del campionato più di un mese e rotti fa. Semplicemente perché magari bisognava aspettare del tempo. Sì, è vero, però io sono un tifoso della Juventus e da tifoso della Juventus mi girano i cosiddetti perché Arthur, soprattutto uno come me, che Arthur l'ha sempre definito uno dei più forti all'interno della rosa a livello di centrocampo, secondo me di principio ad oggi Arthur è il miglior centrocampista che abbiamo all'interno della rosa della Juve sulla carta. So che tanti di voi non saranno d'accordo perché Arthur non è piaciuto a tante persone, alcuni l'hanno definito lento, secondo me non è assolutamente lento. L'unica cosa sulla quale posso assolutamente darvi ragione, anzi sono due, una che non è un regista, un giocatore che davanti alla difesa fa un po' più fatica. E due, non va quasi mai in verticale, un giocatore che gioca tanto calcio in orizzontale, forse anche per questo che giocare lì davanti è un po' limitato, proprio perché la sua giocata predefinita è passare la palla a destra o a sinistra piuttosto che andare in verticale, cosa che invece fa Locatelli. Locatelli, l'abbiamo visto, è un giocatore molto bravo a verticalizzare, quindi accelerare l'azione offensiva, ed è per quello che Allegri nella sua testa ce l'ha lì davanti alla difesa come perno di centrocampo con due scudieri poi ai suoi lati. Uno dei due potrebbe essere davvero Arthur, perché io l'ho già detto qualche giorno fa in un video. A me fa ridere sentire che Allegri non vuole Arthur o non è convinto del fatto che Arthur possa essere adatto al suo gioco prima di averlo mai visto, allenato, conosciuto. In questi giorni Arthur era al J Medical per le visite mediche di rito e forse è stato qua che è saltato fuori che l'operazione per risolvere questa calcificazione ossea era necessaria. Però Allegri non l'ha ancora mai visto, è impossibile giudicare un ragazzo del 96 che non è assolutamente male e lo abbiamo visto essere in grado di fare determinate cose, palla al piede, e ha una difesa del pallone incredibile, è un torello vero e proprio, mi piace un sacco del pallone e soprattutto dopo che l'anno scorso quando Arthur stava bene, quando si era arrivati a giocare con Arthur che doveva dirigere i tempi di gioco, Bentancur che doveva recuperare i palloni e McKennie che aveva la possibilità di inserirsi con quel finto 4-4-2 con McKennie esterno, tra gennaio e febbraio abbiamo fatto veramente un filotto di partite allucinante in cui abbiamo sempre vinto o comunque portato a casa dei punti importanti. Come ricordava Romeo, l'unica partita che è andata male è stata quella con l'Inter, ma lì davvero c'erano un sacco di assenze importanti. Però Pirlo aveva trovato la quadra del centrocampo con quei due mediani e mezzo, perché McKennie faceva l'esterno, però lo faceva a destra, dove Cuadrado saliva tantissimo e quindi si andava a formare il famoso modulo che andava a shiftare in posizione, cosa che non dovremo più vedere, anche se Allegri è un altro di quelli che tante volte ha giocato con un centrocampista centrale, una mezzala, Pogba, Matuidi, l'ha fatto con Emre Can, ora magari mi sfugge qualcun altro, come laterale,
nel centrocampo per andare a formare una specie di 4-4-2/4-3-3. L'ha fatto pure Sarri, quindi Sarri, Pirlo e Allegri l'hanno fatto tutti e tre. So che tante volte Pirlo è stato criticato per questa cosa, ma sono dei dettaglini che tanti allenatori lo fanno. Allegri l'ha fatto, appunto, dicevo, anche con Pogba. Sarri, quando è ricominciato il tutto, l'ha fatto con Matuidi da una parte e Bernardeschi dall'altra, per trovare un equilibrio che ci ha portato poi a vincere lo scudetto in extremis nelle ultime partite. E Pirlo aveva trovato il quadro, la quadra vera e propria, con questa disposizione qua. Mi fa arrabbiare questo. Fa arrabbiare questo perché Arthur, io lo ribadisco, credo che abbia delle grandissime potenzialità e che sia un giocatore importante. Io vedo tanti che non vanno a evidenziare Arthur come il giocatore, un giocatore buono e che potrebbe essere interessante nella Juve di Allegri. Io vedo che lo stanno dando in tantissimi già come etichettato per bollito. E il mio consiglio personale, che ho ribadito anche qualche giorno fa nei video, è di giudicare i giocatori almeno su base biennale. Perché andare a giudicare un giocatore solo sulla base annuale potrebbe essere un'annata, no? Potrebbe essere semplicemente che con l'allenatore non si trova, o con lo schema di gioco, con gli altri giocatori, fa un po' fatica a integrarsi. Parlo di giocatori appena arrivati, quelli che sono qua da tempo ormai dovremmo conoscere pregi e difetti di tutti, praticamente tutti i giocatori che abbiamo, tutti i giocatori del mondo hanno pregi e difetti, però al primo anno è difficile dare un giudizio vero e proprio. Ed è per quello, vedendo Matuidi, scusate, Rabiot, vedendo Danilo stesso, che cosa hanno fatto, che differenza abissale c'è stata tra la prima e la seconda stagione, ma anche Bernardeschi, per dire, che parte bene, poi con gli anni va in calo, lo stesso Douglas Costa, che parte bene, poi gli altri anni martoriato degli infortuni. Invece ci sono dei giocatori che sono abbastanza costanti, e poi, ripeto, l'annata no, capita a tutti, è capitato a Dybala un paio di stagioni, è capitato a Cuadrado quell'anno dell'arrivo di Cristiano Ronaldo in cui praticamente non c'è mai stato per via degli infortuni. Però un giocatore come Arthur, secondo me, quel poco che l'abbiamo visto, è sempre stato un giocatore di livello. Anzi, vi ricorderete, ho portato una statistica interessante, appunto, tra febbraio e marzo l'anno scorso, quest'anno, in realtà, quest'anno, 4 mesi fa, in cui evidenziavo come la Juventus con Arthur avesse sempre vinto e senza Arthur invece la media punti andava a calare drasticamente. Cioè, era una roba imbarazzante, il video lo trovate se andate a cercare, forse era gennaio, tra gennaio e febbraio, una roba del genere. Ed era una statistica che mi faceva riflettere, ed era anche un po' l'idea di vedere Bentancur che quel ruolo lì di giocatore che doveva impostare la manovra da dietro, dato che Pirlo la manovra da dietro la voleva impostare a tutti i costi, dava una chiave di lettura interessante, perché davanti, se no, non c'è un giocatore che lancia la palla lunga e te la mette giù correttamente. Ed è una grande verità che ho sentito dire da pochi, infatti gliela riconosco e la condivido appieno. Quindi devi giocare palla al piede, ma se poi non hai neanche i giocatori in grado di impostare dietro palla al piede, è difficile, se non appunto Arthur. Il grande punto è questo. Lo stesso Douglas Costa, che giocatore fenomenale è stato, ragazzi. Che giocatore fenomenale è. Però un giocatore che a 30 anni è costretto a tornare in Brasile perché in prestito al Bayern Monaco non gioca mai. Alla Juventus non gioca mai, per infortuni, qualcuno potrebbe dire anche stile di vita o voglia di mettersi direttamente nella vita d'atleta. Ci sono tante motivazioni, ma principalmente lo stato di forma fisica. Ma lo stesso Spinazzola, che giocatore è fenomenale, l'abbiamo visto all'Euro 2020, eppure ogni volta c'è qualcosa. Giorgio Chiellini è un altro di quelli che, ve lo torno a ribadire ancora una volta, non facciamoci ingannare da un mese di Chiellini, e forse meno di un mese, perché comunque si è fatto male pure lui Euro 2020. Non è sufficiente quello per dire che Chiellini ora farà un anno fatto bene. Secondo me Chiellini farà dalle 20 a salire, dalle 20 alle 30 partite per provare a darvi un range interessante per il prossimo anno. Forse anche meno, secondo me a 30 non ci arriverà. Quindi l'idea è quella lì, e rinnoverà, ed è giusto che rinnoverà, e siamo tutti contenti del fatto che rinnoverà. Ma ve lo torno a ribadire ancora una volta, Chiellini, per quello che ci sta facendo vedere negli ultimi anni, ed è anche fisiologico a 37 anni, non può essere il titolare, non può essere indice di continuità nella rosa della Juventus, e deve essere un lusso per la Juventus avere un centrale come Giorgio Chiellini da utilizzare a spot nelle partite in cui c'è bisogno di lui, della sua fisicità, della sua attenzione, della sua forza, perché rimane comunque uno dei centrali più forti del mondo, ha quella peculiarità lì. E io sono sempre dell'idea che all'interno di una rosa, se dei giocatori sono forti, non c'è nessun problema. Un paio, io dico al massimo un paio, non proprio integri fisicamente, ci possono essere. E da noi in questo momento ci sono Chiellini e Arthur. Però
se per Chiellini possiamo vantare, che ne so, Bonucci d'Elite, e poi c'è questo discorso legato a Demiral che spero che venga risolto il prima possibile, e c'è anche Demiral, tolto Arthur nel centrocampo della Juve, adesso arriverà Locatelli e questo è un bene, però uscirà anche Ramsey, e alla fine sono sempre quei cinque lì, e l'abbiamo visto, Bentancur quel ruolo non lo può fare, se dovesse avere il raffreddore Locatelli noi siamo rovinati, perché non c'è nessun giocatore nei prossimi due mesi, sempre dovesse arrivare Locatelli, in grado di impostare là dietro e di dare ordine ed equilibrio al centrocampo. Quindi io credo che con l'operazione di Arthur la Juventus sarà ancora più obbligata ad andare sul mercato a prendere un altro centrocampista, proprio per coprire anche questa lacuna. Arthur è messo a bilancio per 80 milioni di euro l'anno scorso, quindi è un giocatore che difficilmente la Juve riuscirà a cedere sul mercato. E lo ribadisco, almeno due mesi. Almeno due mesi. Un infortunio che si porta dietro da quando Romero l'ha disintegrato in Juventus-Atalanta e non ci saltiamo fuori. Ha fatto una partita bellissima col Porto in Champions e poi l'hanno preso, l'ha messo nell'umido perché non riusciva neanche più a camminare. Quella partita lì l'aveva completamente distrutto. E l'anno scorso era solo lui di giocatori in grado di dare quel gioco alla squadra e infatti siamo stati rovinati e la stagione è andata male non solo per quello ma anche perché a centrocampo non eravamo all'altezza, adeguati, non avevamo giocatori in grado di fare un determinato tipo di gioco. Quindi Juventus, ti prego, sì, Locatelli, ma come vi dico da un po', non facciamo l'errore di credere, di pensare che Locatelli sia l'unica soluzione per il centrocampo della Juve, perché solo Locatelli non è la soluzione, soprattutto se un altro giocatore importante come Arthur non sta bene. E forse se vogliamo giocare con la mediana 3, 5 centrocampisti sono pochi, se poi mettiamo il fatto che McKenny un pochino lo mettiamo sull'esterno, dopo cosa facciamo? Rabiot, Locatelli, Arthur e Bentancur per 3 posti, se davvero poi lo mettiamo sull'esterno, o per 2 posti con Arthur che c'è e non c'è. Secondo me sono pochi, io andrei almeno a 5, ovvio, come è stato adesso, e ragionerei anche su un sesto centrocampista, ed è qua che forse torna utile, molto utile, Nicolò Fagioli, che è quel giocatore che è all'interno della rosa della Juventus e che può iniziare a fare tanti minuti quest'anno proprio perché andrebbe a occupare lo slot del sesto centrocampista senza bisogno di andare sul mercato e garantendoti la possibilità di far crescere un tuo giovane tifoso juventino da sempre, come ho pubblicato l'altro giorno su Instagram una sua foto bellissima di quando era piccolo davanti allo Juventus Stadium, contento di andare a vedere la partita. Un giocatore che morirebbe per la Juventus e che non vede l'ora davvero di essere un effettivo della prima squadra a tutti gli effetti, considerato anche nelle rotazioni. Quindi questa è un po' la mia idea, Arthur. Io, guarda, prego, dato che non sei neanche andato in nazionale, prego che questa operazione possa risolvere definitivamente il problema. Vediamo questi altri due mesi di Arthur fuori come un... Vabbè, speriamo che sia la volta buona, però un pochino mi sta sulle balle doverti perdere adesso, anche perché perdere la preparazione lo sappiamo, l'abbiamo visto l'anno scorso con Alessandro, poi il giocatore quando arriva gli altri sono tutti avanti. Alessandro, prima di avere una parvenza di salute fisica, di forma fisica, campa cavallo che l'erba cresce, sembra di vedere un giocatore di un'altra categoria, inferiore ovviamente, poi a una certa si è ripreso, ma che fatica, e che fatica.